Kannor sta cambiando rapidamente e il mondo di Anvernar con lui. Ciao a tutti e ben ritrovati appunto in Anvernar, la mod per Europa Universalis 4. Allora, rieccoci qui con la nostra partita. Stavo dando un'occhiata prima di cominciare a giocare cosa stava succedendo nel mondo essenzialmente. Qua vedo che il regno di Loran, che c'era già la guerra precedente, l'avevamo mi pare adocchiata questo conflitto, Loran praticamente sta stravincendo, ha occupato tutto Deran, il Granducato di Deran, e mi sa che se lo pappano completamente a questo giro. Hanno tutti i claim e via. Gaved, suo grande rivale, si sta mangiando la costa del drago e scacciando i coboldi. Qua sono tutti coboldi adoratori degli antichi draghi. Questo possiamo dirci contenti da un punto di vista che stanno scacciando questa razza mostruosa, ma Gaved potrebbe in futuro essere comunque un problema. Ma un problema più immediato per noi, a parte quello che sta succedendo nei nostri immediati confini, è questo signorotto qui, il regno di Vrorenmarch, che, se vi ricordate, si sono rivoltati ai loro padroni orcheschi, l'hanno scacciati, l'hanno ricacciati. Adesso qua noi non sappiamo cosa c'è nella terra incognita, al di là, diciamo, delle montagne dei nani. Non lo conosciamo ancora. Le tribù di orchi potrebbero essersi ritirate qua, nei ghiacciai, nelle steppe. Sta di fatto che però Vrorenmarch ha riconquistato tutto il suo antico territorio, compresa l'antica capitale di Balvroren, ma è sceso giù in Eskan, e quello che mi dà più fastidio è che si sono presi Castonat settentrionale, Nord Castonat. Questa poi è la capitale, diciamo, dell'antico impero di Castanor, e io, comunque, uno dei miei obiettivi principali, con loro dovremmo averci a che fare in un modo o nell'altro. Altra cosa interessante è che il Nord decisamente si sta consolidando tra i due, diciamo, Jarldom, lo Jarl di Bjarnik, anzi Konugdr, un secondo, Konugrdom, o Domr, ok, vabbè, dai, Regno Nordico, ci siamo capiti, questi nomi richiamano un po' i nomi norreni della mitologia, quindi c'è uno Jarl a Bjarnik e un altro a, infatti questo è proprio Jarldom, a Urviksten. Chissà poi tra i due chi otterrà il sopravvento, non penso che siano alleati. E invece sono alleati. Probabilmente erano alleati prima contro le altre tribù e contro i troll. Questa è terra di troll. Allora, noi avevamo finito, diciamo, con una guerra in atto. Stavamo conquistando questa provincia dalla tribù Goblin dei Ground Oak. Avevamo già sistemato il loro esercito, essenzialmente. Bene. Allora, stavo guardando anche le missioni. Ce ne mancano ancora due, le altre non mi pare che possiamo completarle. No, questa richiede che generiamo la generazione di 8 punti amministrativi al mese. Ne possiamo far 6. Potrei spostare il focus sui punti amministrativi, potrei assumere anche momentaneamente un advisor migliore, ma forse quello che mi conviene fare è tentare di far secco il magister, che non è un magister, perché non è un mago, diciamo il capo compagnia, per avere un più equilibrato 3-4-2. Questo in totale ha 8 punti e questo ne ha 9, diciamo che ha. Però ha delle stat un po' più equilibrate come distribuzione. Cosa che potremmo fare? Però qui al comando di questo esercito chi c'è? Marien è l'erede, giusto? È il secondo in comando. No, facciamo così. Voi che state andando lì... no, facciamo così. Distacchiamo... Ecco, voi venite qua, gli cambio il leader, anzi, così, vi cambio lì, tolgo questo assedio, vi cambio il leader e poi li rimando lì. Voi potete stare un attimo qui, tanto. Perfetto. Poi possiamo investire in tecnologie? No, perché stavamo anche, giusto, mi ricordo, stavamo facendo spawnare forzatamente il Rinascimento. L'avevo già adottato l'editto, sì, perfetto. E muoviamoci. Non dovrebbero esserci altri modificatori che posso utilizzare per ridurre il costo del development. Non mi pare. Ho usato questo e via. Allora, togliamo questo. Questi 3.000 uomini aspettano qui. Perfetto. Allora, abbiamo un altro diplomatico, intanto, che si sta un po' grattando la pancia. Tra l'altro, qui anche gli arancioni, che sono i Brave Brothers, i fratelli coraggiosi. Gli arancioni sono in guerra contro i Clouded Eye, tribù di orchi. Non penso che possano prendere qualcosa, perché comunque Ardent Keep è occupato abusivamente dalla Count League, dalla Lega dei Conti. E questa si vede da questo bordo arancione. Questa in realtà era una provincia in cui iniziavano i Brave Brother.
Però i conti l'hanno occupata, ci hanno fatto su un maniero abusivo e niente. Staremo a vedere. Tra l'altro, altra cosa da controllare, quando è che ci riformiamo? Nell'88. Avanziamo lentamente. A parte che no, no, giusto, ormai non ci serve più questo. Giusto, giusto, l'abbiamo fatto. Ormai ci serve solamente Tech 7. Ci serve solamente la tecnologia di livello 7 per riformarci completamente. Ok, qua mettiamo Thomas. Giusto, giusto, giusto. Non serve. Tutti i punti qui ce li teniamo. Perfetto. Allora, qua 10.000 uomini sono fin troppi. Concludiamo l'assedio e via. Possiamo, dunque, stiamo costruendo, ecco una cosa da fare, stiamo costruendo delle reti di spionaggio per costruire dei claim sui nostri vicini, perché adesso possiamo prendergli le province, dovrebbe essere così. Gli Heartgrinder, abbiamo una tregua fino all'85. Abbiamo una tregua fino all'85. Noi siamo alleati. Ce lo ricordiamo con Iron Hammer e lo Sword Covenant. Abbiamo il diritto di passaggio sui i cavalieri qua, i cavalieri dell'ordine della Rosa Cinerea, che però sono nostri rivali. Strano che non ci abbiano ancora tolto il diritto di passaggio. Dovremmo risolvere questa condizione. Gli Stalwart Band. Facciamo così. Facciamo uno spy network su di loro e claimiamo queste due province, perché questi anche sono divisi, hanno tre province, interruzione e altre due. Ecco, l'ho chiamata, come mio solito io dico le cose, dico, ma strano che non succede questa cosa, tac, successa, perfetto, va bene, va bene, va bene, l'avevo già messo in conto, però dobbiamo trovare un modo di collegare i nostri territori meridionali a quelli sulle rive del lago Silvermere. Il modo migliore sarebbe spezzare questo serpentone. Loro anche si sono, diciamo, evoluti, tra virgolette, si sono civilizzati e non sono più in federazione. Adesso poi controlliamo con chi sono alleati. Mentre i Brave Brothers, da bravi fratelli coraggiosi, ci hanno dichiarato rivali. Loro sono alleati con Corintar, Compagnia di Cobalto e Marrold. Ok, vediamo un po' come è messa la loro alleanza, giusto per. Siamo 28.000. 34-80.000 di riserva. Noi da soli facciamo un po' ridere ancora. Il Corintar, tra l'altro, no, è ancora in federazione. Qua avevamo noi un gruppo di coloni abusivi che stava rubando terre al Corintar, tra l'altro. Questa volta l'abbiamo fatta noi, la schifezza. Allora, abbiamo giusto 25 di Spy Network. Possiamo fare un altro claim su di loro e farei. Dunque, facciamone uno che ha tanto dev. Quindi una di queste due. O Glitterdale, Glitterdale, che c'è anche il Market Town. Perfetto. Togliamolo e chiediamo la pace. Vediamo se sì, possiamo prendere l'ultima provincia. Ormai possiamo giocare, tra virgolette, come una qualsiasi nazione di U4. Non completamente, ci mancano ancora alcune cose. Questo sì è l'annessione totale. Ci mancano ancora, per esempio, le States, ci mancano altre cose. Comunque, però non molto si potrà fare. Allora, Core. E adesso dobbiamo decidere. Abbiamo pochi rivali, perfetto. Rivali, allora, Raven Banner, giusto? Lo stendardo del Corvo era nostro alleato. Ci ha tradito, ci ha dichiarato rivali. L'Ordine of the Ashen Rose, mentre i Brave Brothers. Io direi, Ordine of the Ashen Rose, assolutamente rivale. Dobbiamo passare. I Brave Brothers, sì. E a sto punto Marrold no, perché non voglio farmeli nemici. Potrei fare loro, visto che si può, facciamo, diciamo, i tre rivali che ci hanno dichiarato loro la rivalità, gliela rigiriamo a nostra volta. Va bene. Humiliated Rival, normalissimo casus belli. Intanto, una banda di orchi vagante si insedia a Widnat. Bene, abbiamo bisogno di qualsiasi corpo caldo. Ci dà uno di manpower e incrementa la tolleranza. Questa aumenta solamente la dimensione della minoranza. Va bene, facciamo così. Vediamo se viene fuori uno di manpower. No, ecco, e te pareva. Quando mai? Vabbè. Tra l'altro, stavamo anche convertendo i goblin. Avevamo accettato la cultura goblin.
o meglio, abbiamo tollerato di più i goblin e convertendo così le loro province. Attenzione, chi è che ci chiama? Gli Iron Hammer, nostri alleati, sono una compagnia di nani, lo ricordo. Tra l'altro, vabbè, proprio è un martellone da guerra su sfondo blu, il capitano Craig Balgar's Blood, sangue di Balgar, bellino, un nano di pietra, ha 116 anni, è un ragazzino, no, non è un ragazzino, però diciamo non è neanche così vecchio. I nani vivono fino a circa 250-300 anni in questa mod. Ci chiama contro i Blade Breaker. Ma sì, tanto dovrebbe essere una guerra facile. Ultime parole famose. Però non possiamo passare, caro Balgar. Questi non ci fanno passare, quindi questo potrebbe essere un problema. Vero che posso chiedere il passaggio a questi due, mal che vada. O magari loro chiedono il passaggio e quindi automaticamente ce l'ho anch'io. Attenzione, è arrivato l'ora di devvare. Sì, 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 sì. Visto che abbiamo i punti, visto che non voglio usarli per teccare, abbiamo il denaro per poi far prendere l'istituzione? Non lo so, adesso lo scopriamo. Facciamolo. Allora, già che c'era anche venuto l'artista, se non mi sbaglio. No, è andato via. Comunque, qua era venuto fuori un artista che ci aveva dato anche un bel boost alla diffusione del Rinascimento. Sono livestock, quindi sarebbe... non è una risorsa commerciale così buona, però... Allora, qua abbiamo un costo più 50 dal Rinascimento, increase over time e via. Però non mi andava di spendere punti militari, perché poi appena facciamo l'istituzione, in teoria questa la dovrei poter prendere, perché questo incremento di costo deriva dal malus, dal non aver adottato il Rinascimento. Però devo spendere punti, non posso spendere solo punti diplo. Diplo non mi importa, tanto le tecnologie diplomatiche ora non è che mi interessino chissà cosa. Tutta roba navale, noi qua non abbiamo praticamente mare, finché forse un giorno arriveremo sulle sponde del mare dei giganti qua. Fino allora praticamente tecnologie diplomatiche influenzano anche il commercio, però diciamo che per ora possiamo anche rallentarle. Facciamo così, usiamo i primi punti, che sono quelli che costano di meno, per fare il development. Qua no, non ci conviene togliere qua niente. Qua l'avevo presa la missione. Ok, dai, facciamo così. Smallmer, allora facciamo arriviamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, dai, facciamo così, a 461 dovrebbe bastare, un po' di punti militari in mesi e via. Il resto spendiamo quelli diplo, finché, ecco fatto, finché questo è presente, perfetto. Infatti ci viene l'istituzione, ora possiamo togliere l'editto, no, fino all'80, ok. Quanto ci costa? 319, va bene. Abbracciamo il Rinascimento. Abbracciamo, integriamo. Embrace, l'ho tradotto come abbracciamo. Okay. Adesso il malus da Dan è andato via. Infatti 5,67, infatti va bene. Prendiamo la tecnologia amministrativa, andiamo a Tech 6. Ci sbocca il laboratorio, le fattorie, una di quelle difensive. Ecco, per la prossima Tech 7 ce ne servono altri 567, lo sblocchiamo nel lo sblocchiamo nel 84, perfetto. Vai così. Ora, intanto questi ci insultano, ovviamente. C'è un nostro problema con noi e sospettiamo che la casa è che siamo aldresiani. Quindi non hanno insultato solamente l'ordine in quanto tale, ce l'hanno insultato perché noi siamo aldresiani. E già, perché loro come cultura, questa banda di mascalzoni qui, loro sono lorenziani, esatto. Loro sono una banda di avventurieri che ha origine da Loren, mentre noi come aldresiani abbiamo origine dall'impero, da questa zona qui di per sé come cultura. Questi hanno fatto la pace intanto, sì, si è mangiato un bel pezzo di Daran intanto, questa zona mi sa, sì. Allora, niente, mi sa che devo chiedere il diritto di passaggio. Non c'è niente da fare. Ma prima di farlo, voglio controllare una cosa. Loro sono anche alleati degli Iron Hammer, sì.
House of Rishes, Corintar, ok, Son of Damaria. Non è male. Cioè, nel senso, ho bisogno solo di un alleato o due decenti. Poi, appena finita la guerra, li cerchiamo. Allora, facciamo così. Stalwart Band, fatemi passare, grazie. Poi lo chiediamo ai Gallant Friends, che adesso non fanno più tanto gli spavaldi con tre province come prima, che anche loro avevano iniziato a insultarci, ma adesso iniziano a fare un po' più i tranquilli, eh. Raven Banner, intanto non è più un rivale valido per noi. Nuove compagnie di mercenari disponibile, ok, adesso poi li settiamo, li impostiamo. Cancel, no, ancora troppo presto, perfetto. Raduniamoci, andiamo. Forse non c'è nemmeno bisogno, però aiutiamolo, dai. Ah dai, adesso mi ha dato il diritto di passaggio, ma che davvero. Vabbè. Anzi, c'è bisogno di aiutarli quest'altri? Bah, probabilmente no. No, anzi, ho spostato tutto, ho fatto tutto per niente. Perché i nani forse ce la fanno da soli, ce l'hanno già al 48, oddio. Hanno 20.000 orchi da fronteggiare. Diamogli la mano, va. Che potrebbero farmi comodo. Anche se... sto pensando... sono alleati con le Orde of the Ashen Rose. No, non li aiuto. Non li aiuto perché... se si logorano... sono meno inclini a intervenire in caso di mia aggressione contro l'ordine della Rosa Cinere. È un pensiero un po' molto subdolo questo, però è necessario se si vuole sopravvivere e portare l'ordine alla grandezza in Escan. Vediamo se qualcuno vuole allearsi. Sarà difficilmente perché siamo in guerra in questo momento. Vorrei un alleato serio. Marrold non sarebbe male. Scusate. Marrold non sarebbe affatto male. Però ha 3.000 uomini, 21 di riserva. In questo momento non sta messo molto bene. Perché ha così pochi uomini. Probabilmente l'ha sciolti per questione di budget. Mi sa di sì. Allora, eccola qui. Prendiamola. Tecnologia diplomatica. Eccola qua, fatto. Attenzione, gli Iron Hammer, ha preso le pizze. Vabbè, vediamo un po'. Se arrivano le nostre terre, ovvio intervengo. Tanto però sono già a esaurimento rosso, eh. Entusiasmo di guerra è basso. Attenzione, questi vogliono venire nelle nostre terre. Come osate? Via di qua! Dove vanno? Qui? Inseguiamoli, dai che li becchiamo. Yes, questi li intercettiamo. Chissà se riusciamo a fare uno stack wipe, ma dubito. Il morale non è così tanto diverso, 3-8, 4-2, il nostro leader non è neanche buono, però un 4 di war score, niente male. Le rivolte invece, dov'è che possono venire fuori? Meglio spostare l'esercito a nord. Esatto, questi stanno cercando di assediare Cadel Rest, ma penso che facciano prima i nani. Oddio, insomma... potessi passare da questi arancioni qui, sarebbe meglio, però vabbè. Il Corintar in vero, intanto io guardo ogni tanto. Aha! Aha! Gli arancioni non hanno tanti alleati. Facciamo un claim. Però vedo una cosa che non mi piace. Vedo che questo leader qua, Gelman Rever, 3916, questo deve essere per forza un mago. Infatti, il loro leader, capitano, è un powerful mage. Non c'è modo che un guerriero tradizionale sia un generale con 9 di shock. Queste sono statistiche da maghi. Azz, questa non va bene. Non mi piace. 9 di shock col nostro 0 può essere un problema, anche se non hanno tanti alleati. Vabbè, teniamoli d'occhio. Attenzione, altri orchi. Il Corintar intanto il Corintar. Arrivato con Marrold però, eh. Facciamo così. Potrei alliarmi con Marrold. Però anche è vero che, non essendo alleati lunga data, abbiamo zero favori, zero fiducia. Questi vanno a Swapstock. Andiamo. 1000
Vediamo se riusciamo a prenderli, non penso proprio. No? Dai, sto giro finisco l'assedio, mi sa. E la guerra finisce, esatto. Tornate su. Li abbiamo fatti correre un po' avanti e indietro, va bene. Sword Covenant sono nostri alleati, intanto. E abbiamo un po' di... Spy Network, claimiamo Vernam. E poi la prossima claimiamo Stalwart Band. Claimiamo Arrowfield. Loro come, con chi sono alleati? Smallfellow, Amber, Ghost, Marrow. Ma Marrow è alleata con tutti praticamente. Cioè tutti quelli che voglio attaccare sono alleati con Marrow. Vabbè, comunque guerra finita. Bladebreaker cedono Charwick e Colwood. Charwick, Colwood è qui e Charwick all'Iron Hammer. Ok, va bene. Abbiamo guadagnato un po' di favori. Ok. A questo punto... Marro, ora che siamo in pace, c'è qualcun altro? No? Come sono messi questi qua? Warrior of Vanguard, 19... Niente male. Però, Warrior of Vanguard, niente male, eh. Questo può tirar su un sacco di... cioè, ha comunque 21.000... No, sono in dubbio. Vabbè. Però tornate qua. Andate ad addestrarvi. Anzi. Se noi... Quant'era il rischio di rivolta? Abbastanza alto. Scateniamo la rivolta. Vai, siamo i goblin. 11 reggimenti, vai. Così poi dormiamo sonni tranquilli. Ecco fatto. Silver Dock è sistemato. Ok, tornate a Camercost e allenatevi. Ce ne sarebbe un'altra a Medirli, che è lì. Però vabbè, per ora ci sta. Via. Allora, Force Limit intanto, 14 su 25. Possiamo fare un esercito decisamente più grande. Intanto, Southgate ha finito la conversione. Ottimo. E Silverdock a sto punto. Tanto abbiamo già... convertito, cioè eliminato la rivolta, perché dobbiamo ancora farla diventare un court l'altro. Queste qui non sono così basse, comunque 38, contando che non accettiamo la cultura. Però no, facciamo prima queste qua dei goblin. Silverdock, tanto ormai è fatta. Esatto. La nostra religious unity sta salendo bene piano piano. E poi possiamo anche convertire. Oddio, quanto costa convertire la cultura? Perché l'abbiamo accettata. Vabbè, poi li togliamo al massimo. Poi li togliamo, vediamo. Allora, vogliono 1000 soldati in cambio di favori? No. Manpower me la tengo, grazie. Questa ormai è nostra e possiamo convertirla. 19 mesi, easy. Vai. Ora, abbiamo 20 di Spy Network sui Brave Brothers. Prendiamo Arurion, quella più vicina. 16, potrei anche fare questa, Asherton. Però facciamo Arurion, ok. E datemi un attimo sto diplomatico. Bene. Riguardando la rete di alleanze. Ok, gli Iron Hammer in caso non vanno, perché... attitudine meno 20, reputazione diplomatica delle Asher Rose meno 15. Però neanche i miei alleati verrebbero. Bene, che rivali hanno? Noi e Count League Stalwart Band. Stalwart Band, potrei allearmi momentaneamente con loro e utilizzarli contro l'Asher Rose? È un'idea. Corintar invece, ok, abbiamo buone relazioni per qualche motivo. Loro hanno il generalone spaventoso. Invece i Gallant Friends sono ancora federati, quindi sono ancora considerati come banda che va in giro. Intanto questi orchetti qua sono in guerra. Noi abbiamo la truce, abbiamo la tregua. Mi sa che non ci resta che allearci con Marrold o la Count League. La Count League era alleata nostra tanto tempo fa. Sono rivali di Marrold, però. Sono rivali di Marrold. Ma sono anche rivali di The Order of the Asher Rose. Facciamo così. Offer Alliance. Vediamo un attimo. Giusto per il fatto che siete rivali. Non è che...
Non dobbiamo fare 10 favori. Sì. L'altro rivale di questi è la dunque Starward Band, che sono qua. Però noi abbiamo finito le relazioni diplomatiche, di fatto. Le abbiamo finite. Potrei togliere, se tolgo l'alleanza con i nani. No, mi conviene tenerla. Allora, mandiamo il diplomatico a aumentare i favori, così da chiamarli dalla nostra parte più in fretta. Facciamo così, curry favor. Il 31, vieni, e l'altro lo usiamo per fare dei claim. Iniziamo a fare così. Poi, questi c'erano utili nella guerra contro Asher Rose, in teoria. Sir Covenant invece perché non viene? Perché destabilizzerebbe e poi è in guerra. Destabilizzerebbe. Questo vuol dire che hanno una tregua. Qualcosa con loro. No, oppure semplicemente sono in guerra. No, sono in guerra con i Dogeater. Ok. Va bene. E poi è vero, ci sono i Pioneer Guild che hanno Castonat. Fermi tutti. Cobalt Company, House of Rishi, Iron Hammer. Allora, la Nation of Count League, ecco, ci richiede il nostro aiuto contro l'Ordine of the Ashen Rose. Vediamo un po'. Aspettiamo qualche giorno. Tanto non siamo tenuti a dichiarare guerra subito. Sono in guerra con Ashen Rose e basta? Allora, se solo questo, assolutamente accetto, però devo fare una cosa importante. Onde evitare. Devo dichiarare tramite la schermata diplomatica i diplomatici province di interesse. Devo dichiarare queste. Io voglio queste per avere un bordo. Perché sennò, siccome lo dichiara l'intelligenza artificiale alla guerra, va a finire che poi non mi dà niente. Togliamo dall'addestramento, così iniziamo a recuperare morale. Ci sono dei mercenari che possiamo comprare con il nostro misero tesoro. Sì, avventurieri locali. Però andiamo molto vicini. No, teniamoci questo esercito. Loro quanti hanno? 18. Aspettiamo un paio di giorni e vediamo cosa succede. Sì. Dove sono, tra l'altro? Asher Rose su qui, accetta. Andiamo ad assediare questa. E poi mi dai 1, 2, 1, 2, 4. Facciamo una manovra così, fatta bene. Questi li spezziamo. A meno che questi vengano a difendere le loro terre, assediamo queste province. Però questi vengono diretti qua. Sa che ci dobbiamo ritirare e andare su un terreno migliore, sì. Mi conviene anche reclutare degli uomini, assolutamente. Facciamo gli avventurieri locali. Oppure questi qua. Questi qua hanno più fuoco. I Green Tide Arquebusier. Ma no, facciamo gli avventurieri locali. Silverdox, dai. Altri 4.000 uomini. Questi sono 18. Vengono diretti qui. Questa è pianura, però. Abbiamo un leader che fa pena. Devo tech. Oh, tech 7 militare. Questa buona. Abbiamo sbloccato i cannoni. Un cannone quasi quasi conviene farlo per velocizzare gli assedi. Non di più, perché tanto il bonus dell'artiglieria in questo momento non è granché. E ci costano un sacco, non abbiamo l'economia per mantenerlo. Attenzione, hanno cambiato idea. Questi volevano venire a prendere i 4.000 uomini che avevo messo a sedere qua. Se non vengono su Herzlig, bene. Tanto stanno facendo avanti e indietro. Andate a sediare la provincia di quell'altro. Dai, dai, vai. Mercenari, andate avanti. Anzi, quanti uomini servono? Tre? Facciamo assediare i mercenari in questa provincia, grazie. Così la manpower che perdono è la loro. Diciamo così, questo giusto per non perdere l'assedio. Ai mercenari diamo il comando Thomas, leader. Vai. Poi facciamo pum pum. Qui, qui, qui. Dai, che è andata avanti, perfetto. Facciamo una sorta di assedio a tappeto, il carpet siege, quello che
si dice in gergo, una sottospecie in questo caso. Andate a prenderli con le due, perfetto. Ok. Siamo in guerra solamente noi due, vero? Count Lead, Cobalt Company e Order of the... La Cobalt Company dov'è già? La compagnia di Cobaldo. Ah, giusto. E qua in alto. Sono coloni di Gaved, la compagnia di Cobalto. Giusto, giusto, giusto. Attenzione a non perdere questi stack qui. A parte che stanno arrivando. Stanno arrivando. Ok, queste due assediate. Raduniamoci. Diamo il comando giusto all'erede, sperando che non schioppi male. Anzi... Non ho tanta army tradition, non basta, ma assumiamo un generale vero e proprio in questo momento, a parte il leader, perché l'erede per ora me lo terrei. Ecco fatto, andiamo qua. Arden Keep ora è la capitale della Count League, ha fatto bene a spostarla lì, perché mi pare qua abbiano, esatto, White Wall. Battaglia, andiamo. Hanno la penalità loro. Il leader della Cobalt Company 2-0. Sentite, mettiamolo lo stesso. Qua una battaglia dovrebbe giocare a nostro favore, in teoria, se arriviamo in tempo. Loro hanno più morale? No. Ok, vinciamo noi. Perfetto, 7 war score. Assediamo così. Assediamo tutto. Tutto. Voilà. Decisione qua nulla. Ok, 14% la capitale. Dai che sono già rossi. Sono già demoralizzati. Già low l'entusiasmo. Buggerstead, perfetto. Ok, prendiamo queste due ed è fatta. Siamo in negativo, ma va bene. Questa guerra qui è stata il fatto che non sono intervenuti né Sons of Nymeria né Ausoricis. Iron Hammer me l'aspettavo, ma dagli altri due sì. Probabilmente perché se le avessi dichiarato guerra io l'avrebbero fatto. Però potrei fare una pace separata, potrei fare una pace separata. Tanto qua questo chi è che sto? Questi si sono espansi a macchia d'olio, hanno preso delle altre province. Allora prendiamo, clemiamo questa e no, basta. Usiamo questo diplomatico. Potrei fare anche una pace separata, fare un po' il meschino. Allora, questa costa 50. More than 100% war score. Aia. Se chiedo io niente, a parte che Asher Rose go su queste of Orlan. Ah, ma perché sono loro gli aggressori? Ma quanto sono rimbambito! Sono loro gli aggressori, ecco perché i suoi alleati non sono intervenuti. La Count League che ci sta, che si sta difendendo. Non avevo prestato attenzione qua in realtà. Pensavo fossero loro che... E allora è stato molto buono. Assolutamente. Intanto guardiamo un attimo qui una cosa. Qua quanti ne richiedeva questa di soldi? Vediamo un attimino. 633,3. Ciao. Non so se mi conviene fare dei debiti per prendere quella missione. Raven Banner vuole passare intanto. No. M'hai tradito, non te lo do l'accesso. Non sto nemmeno a leggere se mi conviene o meno. Questa è una questione di principio, quasi di roleplay. Anzi, un pochino di roleplay bisogna farlo ogni tanto in questa serie. No, non ve lo do. Dovevate non tradirmi. A questo punto, se io posso richiedere una sola provincia, farei che... Tenterei che gli chieda, diciamo, qualcosa in cambio, loro, che sia il leader a chiederlo. Tanto noi abbiamo un 59% di partecipazione. Abbiamo... No, cliccato, mannaggia me. A posto. Stavo per fare un altro casino dei miei. Spostare questa armata. Chiacchierando. Magari può chiedere qualcosa di più. Tanto in teoria qua abbiamo assediato tutto noi. Se riusciamo a vincere un'altra battaglia. Intanto cosa succede? Adventure Party wipes.
Abbiamo sentito notizie che un gruppo di avventurieri sotto il nostro stendardo ha fallito drasticamente nella loro missione. Questo è un riferimento a WoW. God damn it, Leroy! Uno di stabilità e meno 10 di adventuring efficiency. Leroy Jenkins! Leroy ha portato il party a wipeare. Per chi non sa a che cosa mi sto riferendo, World of Warcraft, l'MMO. C'è questo video abbastanza famoso, questo meme di questo tizio che ci sono questi raid, questi diciamo boss da sconfiggere in gruppo e c'era questo ragazzo che va, il suo personaggio era Leroy. A un certo punto si è stufato di sentire la spiegazione, è partito in carica urlando Leroy Jenkins e poi sono tutti morti. Però si sono divertiti un sacco, è diventato un meme. Rule Challenged, allora 10 di Devotion, tanto Stability, siamo a 1, siamo ancora a 1. Dai, 35%. Carina che l'hanno inserita qua. Leroy Jenkins. Questi riusciamo a prenderli, sono senza generale, però il terreno qua è bosco. Facciamo andare via questi Hagstown. Prendiamoli. Vai, vanno under keep, questi dovremmo riuscire a prenderli. Intanto il nostro magister che fa abbastanza. Ah, però è zealot, è zelota. 15 velocizza la conversione, dai che li prendiamo. Dai, 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 un sacco di perdite. 1,06, pensavo meglio, ma se noi andiamo indietro è al 99, dai. Mi raccomando, faccio quello che non si dovrebbe fare. Mi fido dell'IA. Chiedi una pace decente. Fai una bella pace, se no la chiedo io. Questi dove stanno andando? Facciamo così, allow attach. Voi venite con me. Arden keep. No, dove si stanno ritirando questi altri? Boh. Tanto abbiamo finito la conversione a Silver Docks. Ottimo. E facciamo Medirlich. Intanto anche qui c'è la, come si chiama? La rischio di rivolta, ma dovremmo poi riuscire a sedarla. Questi 10.000. Potrei cercare. Dunque, questi stanno andando a Coldwood. No, se dobbiamo ingaggiarli noi come aggressori, dobbiamo cercare di farlo in pianura. Se no, pigliamo. Se prendiamo il malus, secondo me rischiamo. E rischiamo male. Dai, che questo piccolo conflitto è quasi andato. Vorremmo concluderlo e vedere. Ya, non mi tradire. Non buttare tutto al vento. Dammi almeno una di queste province così posso connettermi. Anche perché una la posso chiedere io. 71, dai, 71%. Attenzione, momento della verità. 29 favori. Ci è andata bene, ci è andata bene, dai. C'è The Blade Skip. Ok, niente, come avremmo fatto noi. Però cosa ci ha dato? Blade Skip. Essenzialmente si vede che anche loro più di questo non potevano darci. Ok. Poi le riparazioni di guerra però li paga loro. 10 anni. Difensore. Vabbè, potevo anche chiederle io in effetti a sto punto. Vabbè. Va bene così. Non importa, l'importante è aver spezzato qua il serpentone. Dai, va bene. Mandiamo a casa i mercenari. Plup. E facciamo tornare a casa anche i nostri bravissimi soldati. E prima di chiudere, direi che sedare questa rivolta e vedere questo altro evento. Che cosa è successo? Arriva un satiro nella provincia di Endon. Uno strano mezzuono, mezzo capra, certo. E si è stato visto in Endo. Benché diciamo i popolani siano stati all'inizio spaventati, diciamo si sono fatti conoscere al satiro, è diventata una figura abbastanza popolare lungo tutti i vari insediamenti, offrendo diciamo dei jokes, delle battute indecenti. Benché non sia una minaccia, questi satiri diciamo, si curano poco degli affari dei mortali e potrebbero comunque rappresentare diciamo, più qualcosa di negativo che di positivo.
sono richiesti degli avventurieri. Che cosa ci dà il satiro? Hedonistic troublemaker. Allora, ci dà... riduce l'unrest, perché lui è lui lì che fa battutacce sconce, però riduce la produzione. Certo, la gente sta a ascoltare lui invece di andare nei campi a lavorare, e questo non ci sta bene. Intanto, Sariand, fine della guerra dei contadini. Sariand a quanto pare ha avuto dei problemi. Intanto Virsantases, il regno questo qua rosa, si sta conquistando i territori delle arpie. Questi territori qua sono abitati da arpie. Allora, Order of the Ashen Rose non è più un valido, e Brave Valley, anche loro sono più validi come rivali. Allora, sediamo questa rivolta. Possiamo? No, è questa. Ground Oak. Ecco fatto, così poi possiamo spostarli, le altre sono abbastanza basse, va bene. E via, fatto. Recuperarmi morale, speed, attenzione. Non mi ricordo mai il nome, Thomas. Trenino Thomas. A questo punto, tornate a Kamirkost. Altri rivali, Smallfellow, Marold, Sword Covenant, ecco. Facciamo Smallfellow per ora. E gli altri aspettiamo. Bene, qua perlomeno avevamo il claim. Bene, bene, bene. Allora, è andata decisamente bene. Quanto ci manca? Siamo a, dunque, nel 1485, 2 anni possiamo prendere la Tech 7. E poi finalmente possiamo usare questa decisione. Form our own country richiede Tech 7. L'unica cosa che ci resta. Dai, piano piano ci stiamo allargando. Per questo episodio lo concludiamo qua. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto e volete supportare il canale, basta semplicemente un like, un commento, anche per scambiarci magari delle opinioni e altro ancora. Io vi ringrazio, ci vediamo presto. Ciao a tutti.